mondo della globalizzazione, che lo chiama questo delocalizzazione, con un'altra truffa, perché ti presenta l'idea che tu sposti il lavoro da un territorio a un altro. Non ti dice mai che nel corso dello spostamento avviene una magia per cui quello che era il lavoro è diventato la schiavitù. E quando tu lo porti in Romania, in Senegal, in India, quello ormai è schiavitù e ce lo porti apposta, perché la schiavitù non c'ha una misura, capite, che sia veramente un peso per chi deve svolgere l'attività imprenditoriale. Anzi, c'ha una retroazione per cui laddove c'era il lavoro, se non lo fai velocemente diventare schiavitù, neppure tu sopravvivi. Ecco perché, che ne so, l'articolo 18, che materialmente non conta niente, non c'ha nessun impatto sulla ripresa, sulla crescita, simbolicamente, politicamente decisivo, perché vuol dire d'ora in poi non c'è più un criterio minimo di tutela dei diritti delle persone che lavorano. Ecco perché la prima cosa che toccano il governo precedente, l'articolo 41 della Costituzione, è questo, l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, no? Che si accaniscono su questo. Capite che è un'operazione politico-culturale e giuridica. L'economia da sola non esiste. È l'espressione di un quadro politico, culturale e giuridico. Capite? Non è che l'economia così è una cosa oggettiva, è quella. Ecco allora, l'ultima sottolineatura, quando voi parlate di azione politica delle botteghe del commercio ecosolidale, di azione politica, che vuol dire? Non è tanto un'azione politica spicciola, no? Ma anche qui la politica rapportata all'economia c'è sempre un elemento mediatore fondamentale che è il diritto. Cioè la politica, quali sono i prodotti della politica, al di là dell'amministrazione dei territori? Cioè la produzione di norme, di un quadro legislativo. Notate che questa economia vigente, che sembra onnipotente, tutte le volte che si deve ridefinire, non è che lo fa e basta. Non è vero che lo fa e basta. Comincia a farlo, poi preme e mette in campo tutte le leve ideologiche, propagandistiche e politiche per arrivare a un quadro legislativo diverso. Cioè ha bisogno di riforme di legge. Allora, questa è una tendenza da invertire, cioè se nel commercio equo e solidale io individuo alcune condizioni per la produzione, per la commercializzazione dei prodotti che sono rispettose della dignità delle persone, esagerando, rispettose della natura, del valore della natura, del rapporto con la natura, perché io non posso arrivare a una formulazione di leggi, di un quadro giuridico che riconoscano queste condizioni di rispetto non come un'eccezione che praticano i più buoni, quelli che fanno il commercio equo e solidale, ma come istanze giuridiche che vanno universalizzate.